Deluso per quello che abbiamo visto in campo, perché secondo me potevamo anche vincere la partita, perché abbiamo fatto senz'altro qualcosa in più rispetto al Renate, abbiamo dimostrato che ci possiamo stare e ci è mancato solamente il gol, credo. Anche alla fine, quando pensavamo con Corrado Colombo di dare più potenziale offensivo per cercare di dare ulteriore possibilità alla fase offensiva per vincere la partita, è peccato che poi, adesso devo dire la verità, ho visto poco, però mi ha detto Corrado che non ha toccato l'avversario e gli ha messo solo la mano in faccia. Però insomma, sono situazioni che un ragazzo come lui deve stare attento perché gli arbitri sono lì apposta. Ma direi l'atteggiamento, perché ho visto la squadra propositiva che ha cercato di vincere la partita. Ho visto l'atteggiamento giusto che bisognava avere, la reazione dopo la partita che abbiamo fatto a Lucca. Primo tempo con Rovini abbiamo sferrato il gol, con Amlili abbiamo sferrato il gol. Situazioni secondo me che si potevano sviluppare meglio. Secondo tempo ancora Rovini che ha preso il palo. Credo che insomma se avessimo vinto non ci sarebbe stato niente da dire. E poi l'ultima cosa, il quarto d'ora finale, i 20 minuti finali con Corrado, io penso che insomma la partita si potesse vincere. Beh, rimanere in 10, cioè, soprattutto con un attaccante, si sono fatti un mazzo così, due attaccanti l'ultimo momento, gli ultimi 20 quarto d'ora, perché non è facile contro una squadra attrezzata che ha centimetri come Marzeglia, che ha qualità tecniche come i ragazzi che abbiamo visto del Renate, riuscire anche a portare a casa un risultato positivo, perché oltre al danno ci poteva stare anche la beffa, sarebbe stata una cosa veramente immeritata. Silvestri, Antonio!